Buongiorno a tutti, oggi cominciamo la raccolta dei carciofi. Come vedete ci sono vari tipi di grandezza di carciofi perché noi non li diradiamo, quindi ci sono quelli principali, i primi più grandi, poi ci sono i secondari, i terziari scendendo giù per appunto nella pianta. Vogliamo far vedere come li raccogliamo. Come vedete ho i guanti e un coltello di quelli da cucina, da quasi usa e getta, perché la pianta, o meglio la foglia del carciofo, sporca tantissimo, come sapete, macchia, diventa nera. Allora, voglio evitare già le mani ce le ho nere per altri motivi di lavoro, non voglio proprio farle completamente nere perché non è molto bello neanche da vedere. Allora, niente, semplicemente come si taglia il carciofo? Si prende la prima e si arriva all'ascella, cioè nel punto di intersezione tra il ramo principale e quello secondario che porta un altro carciofo. Così per appunto abbiamo il gambo abbastanza lungo che ci consente per appunto di mangiare anche il gambo, che il gambo come sapete è molto buono. Detto questo, gli occhi più esperti, forse qua vedete, sono dei piccoli pidocchi. Questi pidocchi non sono altro che degli, cioè, o meglio pidocchi, sono afidi che però non causano nessun problema alla pianta. Personalmente abbiamo deciso, cioè personalmente come azienda abbiamo deciso di non fare nessun tipo di trattamento, perché secondo noi non ha senso fare un trattamento di insetticida su questi qua, perché non cambia niente. È ovvio che quando andremo a casa per pulirli bisognerà stare un pochino più attenti a lavarli, ma non cambia il sapore e non cambia nessuna cosa. Niente, questo è quanto. Se volete vedere come si fa a pulire il carciofo, ve lo faccio vedere adesso. Tanto, allora, semplicemente per appunto andiamo a togliere il gambo, lo teniamo ovviamente, vabbè, togliamo le foglie. Vabbè, il gambo è ancora più semplice, faccio vedere anche questo, tanto il gambo è una sciocchezza. Col coltello andiamo a toccare la parte bianca, tra la bianca e quella scura, vedete? Questa parte qua è quella che possiamo andare a mangiare, e questa parte qua è eccezionale da mangiare. Per la pulizia del carciofo, molti fanno tutti quei ritagli un po' strani, noi semplicemente andiamo a portare via le prime foglie, che è molto semplice, ecco qua. Allora, qua proprio se vogliamo fare una cosa abbastanza precisa, ecco, questo qui è ad esempio uno dei tagli. La foglia, nel momento in cui cambia colore, noi andiamo a fare un taglio, come vedete, diagonale, perché così abbiamo un carciofo buonissimo da mangiare, che può essere bollito, lo si può tagliare a metà, lo si può friggere, insomma, come sapete il carciofo ha mille utilizzi, mille modi di essere cotto. Questo è il carciofo, è molto semplice, come vedete i pidocchi non ci sono all'interno, quindi basta lavarli in esterno e non c'è problema, insomma. Ora, a causa di questa nostra scelta dei pidocchi, è capitato che anni indietro, addirittura con messaggi allarmanti e preoccupanti, ci fossero riportati indietro, e praticamente si sono, dopo poi si sono anche un pochino pentiti, hanno cercato di recuperare, ma insomma il discorso è questo. Noi ve lo diciamo sia nel video che ve lo diciamo anche quando siamo in azienda, perché noi ci teniamo ad essere corretti e il più cristallini possibile con i nostri clienti. Noi non facciamo il trattamento per i motivi che abbiamo già spiegato, non ha senso fare un trattamento dove non ce n'è bisogno. Detto questo, noi a parte che... Ecco, come vedete qua per appunto c'è un attacco un pochino più pesante di afidi, però ripeto, basta lavarli e il problema si risolve. Se, come diciamo, noi ve l'abbiamo detto anche in azienda, ve lo diciamo anche in questo video, perché per appunto vogliamo essere più cristallini e più possibile sinceri con voi. Se la cosa vi dà fastidio, che è una cosa più che legittima, non prendeteli, insomma, perché il prodotto è buonissimo, però purtroppo questi sono i piccoli inconvenienti che ci sono in natura. E niente, un'altra cosa che ci tengo a precisare, noi li vendiamo al peso per un semplice motivo: se io vi vendessi un prezzo, diciamo, teorico, 70 centesimi l'uno, allora questo sarebbe un prezzo accettabile, questo qua 70 centesimi assolutamente no. Quindi vendendoli al peso voi comprate quello che andate poi a consumare, insomma, pensiamo che sia più corretto questa cosa qua. Qua come vedete ci sono i nostri più grandi aiutanti come diciamo insettivori, qua ci sono per appunto delle coccinelle, le coccinelle sono degli afidi perfetti, nel senso che per appunto loro si cibano di afidi e quindi per noi è un guadagno. Semplicemente noi preferiamo per appunto fare questo tipo di lotta dove non ci sono dei problemi per la pianta, che sono molto meno efficaci ma sicuramente più naturali.
Vi ringraziamo per aver visto questo nostro video, speriamo che vi sia piaciuto. Vi invitiamo a seguire il nostro canale per nuovi aggiornamenti sull'azienda e se avete dei dubbi assolutamente scrivete sul nostro canale, noi siamo più che lieti di potervi rispondere e chiarire le vostre curiosità. E niente, grazie a tutti, buona giornata. Ciao!